Dai, poracci, stavolta era proprio semplice. Super Mario Odyssey si riconosce al volo e adoro il fatto che ci sia stato praticamente un pari merito tra due persone. Ottime anche tutte le risposte sbagliate, ma la più creativa per me è Kingdom Mario: Birth by Sleep, solo per veri intenditori. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo QTE sbagliati, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli usciti su GameCube. Quella di oggi sarà una puntata sorprendentemente ricchissima e sono sicuro che non ve lo aspettavate. Faremo infatti chiarezza sul Biogate, parleremo anche di un altro scandalo relativo al mondo videoludico e non solo. Prima di iniziare, però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione e c'è pure il Porion. Tanta roba. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Partiamo con l'ennesimo classico targato PlayStation che approda su PC, e questa volta è il turno della saga di Uncharted. Purtroppo la trilogia originale non ha fatto il salto, neanche nella sua edizione remastered, ma ad arrivare su PC è direttamente il finale della saga, composto dal quarto capitolo e la sua espansione standalone. Che dire, secondo le recensioni ci troviamo di fronte a un altro porting di tutto rispetto, che, lasciati alle spalle i limiti della versione console, riesce a fare un ulteriore salto di qualità alla già impressionante grafica di Uncharted 4, ma soprattutto la Legacy of Thieves Collection gira da paura anche su Steam Deck, e dai, a questo punto lo possiamo dire, la Deck è l'erede spirituale di PlayStation Vita. Per rimanere in ambito console, invece abbiamo un aggiornamento da parte di Insomniac per quanto riguarda Spider-Man 2. Il titolo è previsto per un generico 2023 e su Twitter i fan hanno iniziato a ipotizzare un possibile rinvio, data l'assenza di novità ad esclusione del trailer di presentazione. Ma l'account ufficiale dello studio è entrato a gamba tesa, rassicurando gli utenti. Non preoccupatevi, stiamo facendo buoni progressi e il gioco è ancora previsto per il 2023. Mostrare i giochi è un compito che richiede tempo, fatica, risorse e coordinazione. Parole rassicuranti, ma se c'è una cosa che negli ultimi anni abbiamo imparato è che le date di uscita lasciano il tempo che trovano, soprattutto quando sono così generiche. E rimaniamo sempre in zona PlayStation e in questa apertura di TG Poro abbastanza atipica. Abbiamo finalmente la data di uscita e il prezzo del DualSense Edge, ovvero il controller di fascia premium pensato per PlayStation 5. La periferica non è proprio dietro l'angolo, infatti verrà commercializzata a partire dal 23 febbraio 2023, ma la vera notizia è un'altra: verrà a costare 239 euro, praticamente quanto una Serie S e più di una Switch Lite, che va bene tutto, però forse è un prezzo un po' fuori budget per molti di noi, o mi sbaglio? Ma soprattutto, quanto ce lo vogliono far pagare il PSVR 2? Iniziate a tremare. E sempre a febbraio 2023 uscirà finalmente Cliven Ranch, un platform indie in sviluppo da più di 10 anni. Il gioco è l'opera di un veterano del settore che ha lavorato su titoli che non c'entrano nulla con il mondo dei platform, come Unreal Tournament e GTA San Andreas, ma l'ispirazione verso i grandi classici di fine anni 90 è palese. C'è chi ci vede tantissimo di Jak and Dexter, per me invece il titolo urla squarciagola Banjo-Kazooie. E ben venga insomma un titolo del genere, io di fronte ai platform 3D non capisco più niente. E state molto attenti perché ci sarà anche un'edizione fisica con tanto di Collector's Edition. Questa mi sa che non me la lascerò sfuggire. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno e mi sembrava giusto chiarire alcuni punti a riguardo del segmento di ieri dove abbiamo parlato del Biogate, anche perché sono emersi nuovi dettagli. Prima di tutto però vi devo fare i complimenti perché nei commenti vi siete comportati civilmente e di questi tempi non è una cosa per niente scontata. Vi ripeto intanto la mia posizione su tutto il casino Bayonetta 3. Secondo me ci sono ancora troppi pochi elementi per capire effettivamente i motivi per cui i rapporti di collaborazione tra la doppiatrice Helena Taylor e Platinum Games si siano interrotti ed è giusto che quello che non funziona dell'industria venga a galla. Ma allo stesso tempo la doppiatrice ha sbagliato alla grandissima
tardissima nel far uscire la notizia in questo modo, invitando a boicottare la produzione e screditando anche il lavoro di chi l'ha sostituita. Ne esce fuori il ritratto di una persona emotivamente instabile e fragile, e questo, purtroppo, per come funziona la comunicazione su internet, non può che inquinare ancora di più il discorso intorno a questa faccenda. Ma soprattutto si tratta di un'azione che creerà solo complicazioni a Taylor, che ha infranto un NDA e che probabilmente si è fatta terra bruciata intorno, precludendosi future possibilità lavorative. Così come a livello personale, un video del genere non potrà mai dare i frutti sperati, così anche la campagna di boicottaggio ha subito l'effetto opposto. E Bayonetta, pur rimanendo una serie poco più che di nicchia, ha visto i pre-order su Amazon salire di parecchio nel ranking globale. Tutto questo casino non ha fatto altro che attirare ancora di più l'interesse intorno al gioco, e per fortuna aggiungerei. Inoltre vanno fatte due ulteriori precisazioni. Abbiamo la conferma che la sparizione di Camilla da Twitter è stata una scelta consapevole. Il game designer infatti ha preferito allontanarsi dai social a fronte della miriade di messaggi diffamatori che stava ricevendo. Un altro aspetto che dovrebbe far riflettere sulle azioni impulsive di Elena Taylor. E infine non è venuta a mancare neanche la risposta di Jennifer Hale, la nuova voce di Bayonetta, che in realtà vanta un curriculum invidiabile all'interno dell'industria. Con molta più pacatezza e nel rispetto degli obblighi contrattuali, ha dichiarato di essere sempre dalla parte degli attori che richiedono di essere trattati degnamente nel riconoscimento della loro professione, ma allo stesso tempo ha ricordato che si tratta di una produzione su cui hanno lavorato tantissime persone e anche loro vanno tenute a mente quando si aprono questi discorsi. Per concludere, al momento tutto si è richiuso in una bolla di speculazioni su Twitter e dubito fortemente che gli ultimi giorni avranno un impatto significativo sulle performance di Bayonetta una volta commercializzato. Fatemi sapere però se tutta questa storia ha cambiato la vostra prospettiva sull'industria e se magari sì, avete preso in considerazione l'idea di non acquistare Bayonetta o magari di farlo in un secondo momento. Ma passiamo a un altro scandalo, questa volta di più ampio respiro, perché coinvolge tutta la next gen, in una riflessione originata da due titoli, Gotham Knights e A Plague Tale Requiem. Il problema del pubblico nei confronti di queste due produzioni nasce a livello prestazionale. Entrambi i titoli infatti su console sono bloccati a 30 fps e nel caso di Requiem si tratta di un frame rate tutt'altro che stabile. È interessante notare come questi siano considerabili come alcuni tra i primi giochi veramente next gen e infatti non godono di retrocompatibilità non essendo usciti su PS4 Xbox One. Insomma, appena sono stati abbandonati gli hardware della precedente generazione, sono spariti anche i selettori tra performance e qualità visiva, dei compromessi ormai diventati standard dell'industria. Il problema è che ormai ci siamo così tanto abituati a chiamarla next gen che a 2 anni dalla commercializzazione di PS5, Xbox e Series X, non avendo avuto possibilità di assaporare un vero stacco generazionale, ci ritroviamo di fronte a delle piattaforme che non solo improvvisamente diventano current gen, ma che arrancano con motori grafici pensati per sfruttare i PC di fascia alta. Attenzione però, è anche vero che molto probabilmente si tratta di problemi derivati da una mancata ottimizzazione. Asobo Studio probabilmente non ha avuto le risorse necessarie per sfruttare al meglio l'ambizioso engine proprietario e gli stessi sviluppatori di Gotham Knights hanno ammesso di non aver avuto tempo di adattare in modo sensato l'engine di gioco agli hardware casalinghi. Ma questo significa che dobbiamo dire addio all'idea dei 60 fps su console? Probabilmente non in assoluto, anzi, più gli sviluppatori avranno possibilità di lavorare su queste console, più saranno in grado di tirare fuori dei veri e propri miracoli tecnici. Non dimentichiamoci ad esempio che un titolo come God of War poteva arrivare soltanto verso la fine del ciclo vitale di PS4. Per ora però è molto probabile che, a parte qualche eccezione rappresentata dagli studi di sviluppo interni, vivremo in una forte discrepanza tra quello che sarà possibile ottenere su PC e quello che verrà offerto su console. Ma mi sembra abbastanza prematuro iniziare a pensare già alla prossima generazione o anche a una revisione pro delle attuali console. Voi che ne pensate? E chiudiamo poracci con una notizia proprio al volo, perché più ci avviciniamo a Halloween più la situazione diventa spettrale. E dopo Silent Hill sarà il turno di Resident Evil in una doppia live poraccia. Intanto ne approfitto per ricordarvi che domani alle 23 Konami parlerà del futuro di Silent Hill ed è lecito aspettarsi reveal riguardanti più progetti legati al brand, non un solo titolo. Noi seguiremo la live a partire dalle 22:30, mi raccomando, non mancate. Ma il giorno dopo
Anzi, alla mezzanotte, tra giovedì e venerdì, toccherà a Capcom con un nuovo showcase dedicato a Resident Evil. Non aspettatevi reveal come quelli del giorno precedente, ma comunque protagonisti indiscussi saranno la Gold Edition di Resident Evil Village e anche il remake di Resident Evil 4, e su questo, poracci, io ho un hype tremendo. Ovviamente non ci perderemo neanche questo appuntamento e ci vediamo sul sito Viola. Chi manca è un poraccio e chi viene è un poraccio. Scegliete voi. E questo poraccio era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video e una nuova live. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi facendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poronetta, Michele FPS, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Guarda che primizia! Bellissimo!